confermato il carcere per Gabriele Finotello, 29 anni, il giovane arrestato per l'omicidio del padre Giovanni Finotello, 56 anni, che avrebbe commesso a martellate nell'abitazione di via Siviero a Porto Viro. A innescare la lite sarebbe stato l'invito del figlio al genitore a smettere di bere. Intanto è stata disposta l'autopsia per confermare le cause della morte del genitore e il suo stato di salute al momento del fatto. Una raffineria di droga in paese, 14 indagati e 32 kg di eroina, oltre ad alcuni etti di cocaina sequestrati per un valore di milioni di euro. È il bilancio della maxi operazione antidroga chiusa nella mattinata di oggi dalla polizia di Padova. Si è scoperto che la raffineria di eroina che riforniva tutta Padova era nascosta in un appartamento di Bosaro, arrestato un 43enne. Sembrava un pensionato, era un ricercato, sembrava un terzetto di pensionati in giro, erano invece tre padovani ben noti alle forze dell'ordine per trascorsi criminali di alto livello. Uno di loro in particolare risultava ricercato e irreperibile, dovendo scontare 5 mesi e dovendo ricevere la notifica per il rinvio a giudizio per tentato omicidio. Avrebbe massacrato a colpi di badile una persona nel corso di una lite. Visita ai malati del Covid Hospital. Finalmente i pazienti dell'area medica del Covid Hospital di Trecenta potranno ricevere le visite dei propri cari. L'azienda sanitaria ha infatti installato una vetrata e un interfono per permettere gli incontri in sicurezza. Torna a salire il contagio in Polesine. Purtroppo il contagio in Polesine torna a salire. Sono infatti 56 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di sole 23 guarigioni. Ma soprattutto l'indice di incidenza dei positivi sui tamponi fatti dopo diverse settimane torna a superare il 3%. Molti nuovi casi registrati nelle scuole di tutto il Polesine. L'RT in Veneto sfiora l'1, rischio zona arancione, sono 1300 i nuovi positivi in Veneto riscontrati nelle ultime 24 ore. Da 2 giorni i dati tornano a preoccupare il presidente Zaia, un campanello d'allarme e anche l'RT ora è vicino a 1, spiega, si rischia la zona arancione, spaventano le varianti. L'ex liceo Celio rinasce, ora l'Innovation Lab è realtà, inaugurato oggi l'Urban Digital Center al posto dell'ex liceo Celio di via Badaloni. Si tratta di un grande centro cittadino di innovazione digitale che ha come obiettivo la creazione di occasioni di partecipazione e confronto continuo. Apriamo ufficialmente la porta all'innovazione in città, sono le parole dell'assessore all'innovazione Luisa Cattozzo.